3-2 significativo quello del comunale, con un primo tempo da spettacolo per la castellanzese e una ripresa veramente da brividi. Proprio da lì siamo partiti ad analizzare la partita con Mister Talarini. Allora, siamo con Mister Talarini al termine della partita. Vabbè, mister, io voglio partire dal secondo tempo, perché sinceramente non credo che quell'inizio del secondo tempo sia piaciuto a qualcuno. Cosa ne dice, mister? A nessuno, nemmeno sottoscritto, anche perché in spogliatoio ho detto attenzione, 3-0, ma noi partiamo da 0-0. Non perdiamo la concentrazione, non regaliamo niente, non concediamo niente, anche se a un certo punto, visto che la terna, non parlo mai dell'arbitro, questa volta le ha regalato secondo me il gol e fuori gioco. Non ci ha dato noi un gol che non era uscito, perché qualche nostro giocatore in linea che stava facendo il scaldamento non era uscito, perciò era il gol del 4-1 o del 4-2, la partita era tranquilla. Il primo fallo che fa il Colombo Riccardo, che è stato espulso, quando loro di falli ne hanno fatti tanti come noi, e non riesco a capire perché questo atteggiamento da parte della terna. Sicuramente noi abbiamo concesso qualcosa. Purtroppo quando doveva fare i cambi Sant'Angelo era già entrato con male a linguine e ha tenuto fino a che ha potuto. Cuvier aveva qualche problemina, abbiamo fatto il cambio. Di punte ne avevamo più, perché Colombo era spremuto, Francesco non si era andato bene questa settimana, purtroppo avevamo un Villano infortunato e ci abbiamo dovuto arrangiare mettendo un centrocampista in più, anche perché poi stavamo subendo con un centrocampista in più e abbiamo chiuso un attimino gli spazi. Alla fine pure in 10 abbiamo portato a termine una bella vittoria, importante anche se sofferta. Va bene per il morale. Ok, mister, quando questa settimana sul nostro sito titolavamo ora servono i gol, finalmente da Colombo sono arrivati i gol, due parole sulla stessa attaccante. Oggi è stato stupendo, ha sfruttato tutte le occasioni al meglio, è stato bravissimo, anche quando ha tolto l'altra punta, ha lottato da solo, era stremato e purtroppo non avevamo più giocatori per poterlo sostituire, ma oggi è stato veramente bravo, giocatore di categoria. Ok, arrivederci. Prima di darvi appuntamento a domenica prossima, sempre al comunale con il Tradate, diamo spazio alle impressioni del centrocampista della Castellanzese, Luca Gennari. Con Luca Gennari al termine del 3-2 della Castellanzese, anche lui protagonista della vittoria. Vabbè, Luca, raccontaci un po' come hai visto la partita. Allora, secondo il mio punto di vista siamo partiti molto forte, aggressivi, abbiamo preparato bene in settimana questa partita. Infatti siamo andati subito in vantaggio, abbiamo replicato e ancora il Colo è stato grandissimo a fare il terzo gol. Poi secondo me siamo rientrati un po' sulle gambe, abbiamo avuto un calo di tensione, però è venuta fuori la squadra,